Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Nespoli, prossimo italiano in orbita. Sarà Paolo Nespoli il prossimo astronauta italiano a mettere piede sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'annuncio ufficiale è avvenuto nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana alla presenza del presidente Roberto Battistone e di Frank De Win, direttore dello European Astronaut Center dell'ESA. Nespoli partirà nel maggio 2017 a bordo di una navetta Soyuz nell'ambito della missione Expedition 52-53. Sarà la terza volta per l'italiano in forza all'Agenzia Spaziale Europea. Nespoli infatti è già stato sulla ISS nel 2007 con il ruolo di specialista di missione viaggiando a bordo dello Shuttle Discovery e nel 2010 nell'equipaggio della Expedition 26-27, missione di lunga durata sulla stazione orbitante. Stavolta la sua permanenza a 400 km dalla Terra durerà circa 6 mesi e come nel 2010 raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una navetta Soyuz. Rosetta si prepara al perielio. Il countdown è iniziato per un altro atto storico della missione Rosetta dell'ESA. La sonda che viaggia di pari passo con la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko si sta avvicinando al Sole, con cui avrà luogo un rendezvous quanto mai ravvicinato il 13 agosto. In quella data Rosetta e la cometa si troveranno a 186 milioni di chilometri dalla nostra stella. Quello del perielio è un momento campale nella vita di una cometa e di questa cometa in particolare, perché è la prima volta che gli occhi dell'uomo possono seguire l'evento. Seguire il momento di massima vicinanza al Sole permette di capire come si evolve lo stato del nucleo e come cambia l'attività della cometa e il plasma circostante nell'anno successivo. Quella di Rosetta è una missione che ha ancora tanta strada da fare. Arriva agosto, il mese delle stelle cadenti. L'estate è la stagione prediletta da tutti gli amanti del cielo per stare con il naso all'insù ad ammirare le stelle. Gli eventi celesti più importanti del mese di agosto sono legati al passaggio delle Perseidi, atteso per la notte tra il 12 e il 13 del mese. Cadranno circa 100 meteore ogni ora. Attenzione però, la luna crescente potrebbe disturbare la visione del cielo durante le prime ore. Se volete vedere le stelle cadenti, alzate gli occhi al cielo dalle 23 in poi. Le meteore derivano dai detriti lasciati dietro di sé dalla cometa 109P Swift-Tuttle e saranno visibili nell'intero periodo compreso fra il 17 luglio e il 24 agosto. L'equipaggio della ISS è di nuovo al completo. Sulla Stazione Spaziale Internazionale sono di nuovo in 6. Lo scorso 23 luglio, Kiel Lindgren, Oleg Kononenko e Kimia Yui sono partiti da Baikonur per attraccare, 6 ore dopo, sul laboratorio orbitante più grande mai costruito nello spazio. A bordo saranno in 6 fino a settembre, quando si registrerà una sorta di sovraffollamento dovuto all'arrivo di altri 3 astronauti. Per 10 giorni l'equipaggio sarà composto da 9 persone. Fra loro ce ne saranno 2 che prendono parte a una missione di lunga durata, che li terrà a bordo della ISS per quasi un anno. La novità dell'Expedition 44 sarà che per la prima volta i suoi membri si nutriranno di cibo cresciuto nello spazio grazie a un esperimento di bordo. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Lo hanno soprannominato subito Terra 2.0, ma per sapere se Kepler-452b è davvero il gemello tanto sognato della nostra Terra, bisognerà aspettare. Sappiamo ancora troppo poco dell'ultima scoperta del cacciatore di esopianeti Kepler, che tuttavia ha fatto subito il giro del nostro mondo, liberando la fantasia di chi aspetta con ansia tracce di vita aliena. L'annuncio della scoperta è arrivato il 23 luglio. La NASA ha comunicato di aver individuato un pianeta e una stella che assomigliano molto alla Terra e al nostro Sole. Ma cosa sappiamo di questo sistema? Innanzitutto, dove si trova? Nella nostra galassia, nella costellazione del Cigno, a 1400 anni luce da noi. Sappiamo che Kepler-452b è grande il 60% in più della nostra Terra e che il suo periodo di rivoluzione è di 385 giorni, un soffio più lungo di quello terrestre. La sua stella di riferimento, invece, è più vecchia di 1,5 miliardi di anni rispetto al nostro Sole, ha la stessa temperatura ma è più luminosa del 20% e il suo diametro è del 10% più grande. La distanza tra i nostri presunti gemelli è del 5% maggiore rispetto a quella che divide Terra e Sole. Soprattutto, Kepler-452b si colloca nella cosiddetta fascia di abitabilità. Con questa definizione si intende quella zona in cui il corpo celeste che orbita attorno a una stella può ospitare acqua allo stato liquido sulla sua superficie. Ma questo non basta per entusiasmarsi e credere di aver trovato una Terra bis, abitata da nostri alter ego.
Sono due le caratteristiche di Kepler 452b di cui attualmente non sappiamo nulla. Si tratta di atmosfera e massa. Significa che ancora ignoriamo se il pianeta sia roccioso, potrebbe anche essere composto principalmente da gas, per esempio. L'atmosfera, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere letteralmente irrespirabile, priva di ossigeno. Questa anziana cugina della Terra, quindi, potrebbe anche non assomigliarle per niente. Oppure sì, ma questo è ancora da verificare. Intanto è da aggiornare il catalogo. I 4 anni di caccia da parte di Kepler sono stati molto produttivi. Lo strumento messo a punto dalla NASA ha infatti individuato quasi 5.000 oggetti celesti che potrebbero rivelarsi pianeti. 12 tra questi corpi individuati hanno un diametro compreso tra 1 e 2 volte quello della Terra e orbitano in una zona abitabile. Tra questi sono 9 quelli che si abbinano a una stella simile per misura e temperatura al nostro Sole. Non c'è nulla di unico nell'universo, ha spiegato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battistone, intervistato da Repubblica.it. I pianeti come la Terra esistono, quello che sembra unico per ora è la vita. E per trovarne traccia, la caccia non si arresta. Una delle perplessità suscitate da Kepler 452b è la sua enorme distanza da noi. Sembra insondabile, quasi impossibile da essere percorsa per studiare il pianeta in maniera adeguata, per capire se c'è o c'è stata la vita. Se così fosse, si potrebbe anche considerare la Terra 2.0 come una cartolina dal futuro, in cui ci viene mostrato il nostro destino. Ma non c'è da scoraggiarsi, quello che sembra impossibile oggi, domani diventerà del tutto normale e magari percorrere una distanza che ora sembra così abissale diventerà una pratica di routine, un po' come ora prendere un aereo per arrivare in America. Poco più di 500 anni fa non si conosceva neanche l'esistenza di questo continente. Quindi, se per ora non abbiamo ancora incontrato nessun ET, questo non significa che non potrebbe accadere presto, in fondo 20 anni fa nemmeno avevamo iniziato la caccia ai nuovi pianeti.